Rieccoci ragazzi, siamo a Milano, vedi, guarda, sono nel mio ufficio, guarda, c'è la Madonnina. Sentite? No, vieni, vieni, vieni. Ennesimo blackout, bravo Beppe Sala, accendi un po' la luce, guarda, vedi? Siamo in comune, questi sono gli uffici del comune, andiamo dentro perché sennò questo è il mio ufficio. Era uno scherzo, si vede che Beppe sta cercando, sta alzando, Beppe Sala sta alzando 0101, ma non ce la fa. Anzi, vi faccio, vediamo anche fuori, perché poi, venite, venite, che casino, venite, senti gli allarmi in giro, questa è Piazza San Fedele, quello lì è il Palazzo del Comune. L'allarme qui dentro si è interrotto, venite, andiamo a fare un giro, perché almeno vi faccio vedere com'è la situazione. Guarda, il computer del comune chiaramente saltati, speriamo che non ci sia nessuno nell'ascensore. Ecco, guarda, guarda su, guarda giù, giustamente non ci che capire. Dalle voci sento forse un consigliere del PD, speriamo che venga, speriamo che non sia in ascensore logicamente, e nel caso che venga liberato nel più breve tempo possibile. Buongiorno, hai capito? Sento spento, trovato chiuso. Questo è il comune di Milano, hai capito? Anzi, questa è la mala gestione del comune di Milano, perché il comune di Milano è proprietario dell'azienda elettrica che dà corrente a tutti quanti. Qua siamo nel piano centro, nei giorni scorsi anche le periferie purtroppo sono state al centro di questi blackout. Continui, blackout, blackout, blackout. E uno dice, caspita, siamo a Milano, vediamo i negozi. Venite, venite. Perché sapete qual è il problema dei negozi, il problema principale? Semplice, che se tu devi pagare il bancomat non funziona, se devi pagare con la carta, i negozi, i ristoranti eccetera eccetera, quelli che oggi oramai vivono tutti con il tablettino, insomma le ordinazioni prese con i computerini eccetera eccetera, saltano le ordinazioni. Nei negozi per esempio di abbigliamento salta la luce, nei giorni scorsi dei ragazzi e delle ragazze addirittura è tornata la luce, oh grazie a Dio è tornata la luce, qualcuno è riuscito a fare 01, per fortuna siamo sull'1 in questo momento, vedremo fino a quando, perché come vi ho detto sono stati numerosi i blackout in questi giorni, un disastro dal punto di vista economico per le nostre aziende. Perché? Vi faccio questo esempio, oh guarda, c'è il pilomat che funziona, quello funziona, per impedire alla gente di andare in giro in macchina funziona sempre tutto, no, lì non c'è blackout, black in, black tutto, lì c'è sempre uno, basta non andare in giro in macchina a Milano. Ma vi dicevo, perché è un danno enorme per l'economia delle città? Perché innanzitutto, vi spiegavo prima, tutto il tema carte di credito eccetera. Banche, aziende, società che hanno i computer accesi si fumano magari un po' del loro lavoro. Ma pensa se, come nei giorni scorsi è avvenuto, il blackout dura per parecchie ore. Pensa che roba. Cosa succede? Succede che se tu hai una gelateria non ti funzionano più i frigoriferi, non ti funzionano più i freezer, e se stai continuando a lavorare, perché qual è la risposta che mi darebbe qualcuno? Basta che tieni chiuso il freezer e quello rimane bello freddo per parecchie ore, magari per giorni. Certo, ma se tu stai continuando a lavorare il freezer lo dovrai aprire per tirar fuori il gelato. Se hai un luogo, azienda di ristorazione e devi fare la stessa cosa, insomma, potenzialmente milioni di euro persi dalle nostre aziende, dalle società, dalle aziende, dai negozi, dai commercianti di Milano. E allora vi dicevo, siccome la società che gestisce l'elettricità a Milano si chiama A2A ed è una società che insomma fino a poco tempo fa aveva dei risultati eccellenti e oggi purtroppo sta
dando acqua da tutte le parti. Beh, insomma, parliamone. Allora, a Milano cosa è successo durante la gestione di Beppe Sala? Molto semplicemente, nell'anno scorso incidenti continui nelle metropolitane, con feriti, con persone che erano messe in situazioni veramente difficili. Oggi siamo nella situazione nella quale ci sono dei continui blackout che io vi ho testimoniato. E allora, per questa ragione, molto semplice, bisogna fare una cosa sola. Visto che il manager, così manager, evidentemente, insomma, i numeri non ce li ha, tranne 0,1 dell'elettricità, beh, a sto punto, a ottobre, bisogna fare la cosa giusta. Votare il centrodestra e far tornare a splendere questa nostra stupenda città di Milano. Ciao!